Poracci, sono sorpreso! Tutti quanti avete riconosciuto questo grande capolavoro made in Italy, che poi non so, mi ricorda qualcosa. Ma forse mi sto solo confondendo. Luigi the Pooper è stato velocissimo e per primo ha scritto il titolo corretto, Polaretti Tropical, mentre David c'entra appieno lo spirito di solo risposte sbagliate, urlando al mondo intero fetta al latte. Così si fa. Ma su, non c'è tempo da perdere. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ancor prima che escano le notizie. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, molto di più della live che abbiamo appena fatto. Ma quanto ci siamo divertiti, è stato bellissimo! Oggi analizzeremo alcuni interessanti brevetti depositati da Nintendo, faremo un riassuntone dell'Indie World appena terminato e parleremo anche della scena homebrew di PlayStation tra jailbreak e preservazione del medium. Prima di iniziare però fermi tutti perché sono appena arrivate comunicazioni dal fronte del sito Viola. Bisogna mettersi in assetto da combattimento non violento per la conquista di YouTube Italia. Quindi sapete cosa fare, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Porion compreso. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Da domani ci sarà il rischio di dover mettere mano al portafogli, perché Nintendo ha annunciato che partirà una nuova ondata di sconti sull'eShop che coinvolgerà oltre 1000 titoli in offerta fino al 75%. Purtroppo non abbiamo ancora una lista completa di queste promozioni e come al solito navigare l'eShop sarà un vero incubo, ma il comunicato stampa di Nintendo se non altro ci offre una prima selezione di titoli messi in evidenza. In occasione delle feste natalizie ci saranno forti sconti su Dragon Ball Fighters, Ni No Kuni, Overcooked 2, Mario & Rabbids e anche la Bioshock Remastered. Sarà possibile trovare al 50% titoli come No More Heroes, Trials of Mana, qualche titolo di Final Fantasy e anche Sonic Mania. Vedremo se aggiungeranno altri nomi interessanti alla lista, che comunque rimarrà attiva fino al 30 dicembre. Abbiamo tutto il tempo per organizzare al meglio le spese natalizie. YouTube ha deciso di festeggiare un traguardo impressionante di Minecraft, raccogliendo i dati e le analytics su tutti i video riguardanti il popolare videogioco usciti negli ultimi 10 anni, è stato calcolato che in totale sono state accumulate 1 trilione di visualizzazioni, che è un numero assurdo. Quanto è 1 trilione? Io non lo so, è tantissimo. YouTube fa sapere che se ognuna di queste visualizzazioni durasse 1 secondo, avremmo comunque un tempo totale di visualizzazione di oltre 30.000 anni. Un numero impressionante, organizzato in delle infografiche molto belle. C'è anche un video celebrativo che ripercorre i momenti chiave di Minecraft e della sua community su YouTube. Qual è il ricordo più bello che avete di questo capolavoro senza tempo? Visto che in chiusura parleremo di PT, vi invito a recuperare l'intervista di Video Games Chronicle fatta a Keiichiro Toyama, il creatore di Silent Hill. Toyama è ora impegnato nella produzione di Slitherhead, altro horror presentato durante TGA, ma nell'intervista ha espresso un interessante punto di vista sulla sua creatura più famosa e sulla possibilità di un remake. L'autore infatti è convinto che il gioco avrebbe bisogno di essere ripensato dalle fondamenta e non sarebbe affatto contrario a stravolgerne l'essenza per adattarlo alle tecnologie di oggi e anche alle esigenze del gaming moderno. Secondo Toyama è molto più difficile rifare un Silent Hill di un Resident Evil perché, nel secondo caso, si tratta semplicemente di aggiornare le coordinate di un action game. L'horror psicologico di Silent Hill non sarebbe così immediato da raccontare ai giocatori di oggi. Sono d'accordo con queste affermazioni, però sono anche convinto che l'accoppiata Del Toro-Kojima potrebbe fare un ottimo lavoro nel reimmaginare un grande classico come Silent Hill. Voi che ne pensate, poracci? Ma passiamo alle notizie del giorno. Sono emersi dei brevetti depositati da Nintendo che ci possono raccontare tanto di Breath of the Wild 2 e del suo gameplay, anche se del gioco non sappiamo ancora nulla, neanche il titolo ufficiale. Questi brevetti sono stati depositati lo scorso maggio presso WIPO, la World Intellectual Property Organization, ma sono diventati effettivi solo dallo scorso 2 dicembre. I documenti mettono in luce 3 meccaniche intraviste nel trailer presentato all'E3 2021 e danno alcune prime fondamentali indicazioni sul loro funzionamento.
Il primo fa chiarezza sulla meccanica che permette al Link di attraversare le superfici solide da parte a parte. C'era chi aveva speculato si trattasse di un'azione eseguibile solo in determinati punti della mappa, ma in realtà il brevetto dimostra che si potranno attraversare tutte le piattaforme sospese in aria, ovviamente a determinate condizioni, che riguardano principalmente l'angolazione dei punti di contatto in entrata e in uscita di Link col terreno. Inoltre, i viaggi dovranno necessariamente far approdare in superficie e non in zone chiuse. Il secondo brevetto è la conferma di una funzione di rewind che molto probabilmente assumerà un ruolo fondamentale all'interno del gioco. E mi sembra anche giusto se questo sarà il Majora's Mask di Breath of the Wild. Come possiamo intuire dalle immagini, si potranno riavvolgere i movimenti degli oggetti, dovendo però fare conto con una barra del potere che tende ad esaurirsi con l'utilizzo. Infine, il terzo brevetto pone l'accento sulle meccaniche di caduta libera, altro punto su cui era stata posta grande enfasi all'interno del trailer. Link sarà in grado di aggiustare la sua postura durante i tuffi in aria e potrà addirittura scoccare frecce dall'arco, aggiungendo una grande libertà di movimento aereo che va ben oltre il semplice utilizzo del glider. Insomma, non è molto, ma l'ossatura del gioco piano piano inizia a diventare sempre più chiara. E porca miseria se il titolo ha delle enormi potenzialità. Speriamo solo che Nintendo alzi il velo sul titolo il prima possibile, ma c'è chi già parla di un possibile slittamento al 2023. Voi poracci che ne pensate? Mamma mia, che indie world che è stato, pieno di reveal, shadow drop e momenti epici! E non parlo così perché sto registrando questo video prima della presentazione per portarmi avanti col lavoro. Non è questo il motivo, è stata proprio una presentazione incredibile. E ora, per dimostrarvelo, vi farò un riassunto di tutto quello che abbiamo appena visto. Prego. Allora, so che molti sono rimasti un po' freddini nei confronti della presentazione, ma secondo me è stato un indie world di tutto rispetto. Non certo epico, ma ricco di annunci potenzialmente interessanti. L'apertura con Sea of Stars mi ha spezzato in due. Vedere un JRPG del genere, palesemente ispirato all'epoca d'oro dei 16-bit, con chiari rimandi a Secret of Mana e Chrono Trigger, non a caso figura il nome di Yasunori Mitsuda, è stato un vero tuffo nel passato. Già un annuncio del genere, per me, vale da solo tutto l'indie world. Altri annunci degni di essere menzionati? Beh, Alicia purtroppo soffre di un art style estremamente generico, nonostante le premesse multiplayer pongano le fondamenta per un titolo peculiare. Locomotive sembra una vera bomba, un'avventura grafica in grado di catturare l'essenza dei capolavori di LucasArts, sia nello stile grafico che nell'umorismo. Poi c'è il seguito di Figment, puzzle adventure spesso in sconto sull'eShop che vi consiglio di recuperare. Il secondo capitolo è sembrato estremamente derivativo, ma non vedo l'ora di provarlo. Anche Endling, Extinction is Forever, ha saputo catturare la mia attenzione, ma l'art style, per quanto ispirato, allo stesso tempo sa di già visto. Come titolo mi ha un po' confuso. Rimango ancora in stra-hype per Holy Holy World, che sembra il capitolo definitivo di una serie che migliora a ogni nuovo gioco, mentre River City Girls 2 è un'altra perla pensata per i nostalgici dei beat'em up dei primi anni 90. Poi c'è stata anche la bomba finale, l'arrivo di Omori su Switch, titolo che ha fatto sentire male dalla gioia a metà della chat, mentre l'altra metà è rimasta spiazzata, tra cui mi ci inserisco anche io, non conoscendo nulla del titolo. Ma l'estetica palesemente ispirata a Earthbound, unita al vostro entusiasmo, mi ha convinto ad aspettare con impazienza anche questo indie. L'unico vero difetto della presentazione è che è stato tutto un rimando al 2022 inoltrato, con Sea of Stars addirittura previsto per le vacanze invernali del prossimo anno. Sarebbe stato molto più coinvolgente vedere qualcosa rilasciato all'istante. Così si è trattata di una vetrina di presentazione troppo distante nel tempo, ma nel complesso, lo ripeto, questo indie world mi è piaciuto. E voi cosa ne pensate? E chiudiamo parlando al volo di PlayStation, jailbreak e preservazione del medium videoludico. La scena homebrew di PlayStation, se vogliamo chiamarla così, ha infatti compiuto dei passi da gigante negli ultimi giorni. Il 13 dicembre infatti un collettivo di hacker attivo nella scena homebrew ha annunciato di essere riuscito a bucare il sistema operativo di PS4 tramite un bug scovato nel file system della console. Questo significa che tutte le console aggiornate al firmware 9.00 e non oltre, grazie a una connessione internet e una pennetta USB contenente un file speciale, saranno in grado di eseguire il jailbreak di PlayStation e quindi avviare software homebrew e anche copie piratate dei giochi. La cosa geniale è che uno degli hacker ha comunicato che teoricamente questo exploit, ribattezzato PUBS, funziona anche su PS5, peccato che nessuno dei creatori abbia accesso alla next gen di Sony, quindi per ora nessuno può confermare se effettivamente il jailbreak sia applicabile anche alla PlayStation più recente.
Sì, insomma, è più facile hackerare una PS4 che comprare legalmente una PS5. Questo scenario, in ogni caso, metterà di sicuro in allarme Sony, perché potrebbe dare il via a una nuova ondata di pirateria sulle piattaforme PlayStation. Ma al tempo stesso è una manna dal cielo per quanto riguarda l'emulazione e la preservazione del medium. Un esempio stupido: le PS4 col jailbreak possono avviare su hardware originale la demo di PT, sparita dagli store dopo l'allontanamento di Kojima da Konami. Alla faccia di tutti quelli che vendevano la console con la demo installata a prezzi esorbitanti. Da qui vedremo come evolverà la situazione e soprattutto come Sony deciderà di arginare questo problema nel caso si presentasse anche su PS5. Però direi che possiamo aspettarci grandi cose dalla community homebrew di PlayStation. Ora, tutti a rigiocare PT, immediatamente! E questo voraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video e magari anche una nuova live. Nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Brett, Michele Wild, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ah. Ah. Ah.